Buongiorno, buongiorno, come state? E va come qua, c'è tutta la telecamera storta e io sono tutto spettinato, va come sono spettinato, adesso sono finito pettinato. Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, chi c'è di bello in chat? Salutiamo, una ragazza qualunque prima di arrivare, brava. Mauro Twitch, ciao, Vampyr, ciao, non ho fatto venire fuori l'annuncio della live. Gabriel, ti vedo, fai l'annuncio della live per piacere. Grevamk, buonasera, Sarabot, buonasera, Liuxparro, buonasera, Lorenzo, buon pomeriggio, vabbè, Andris, buon pomeriggio, Sarabot, buon pomeriggio di nuovo, Vampyr, ma ciao. Gabriel, grazie che sono in disordine, oggi sono in disordine ragazzi, avete pazienza. Luke Sparrow, ciao pure a te. E poi Macrage, e poi qualcun altro, Firvon, e poi qualcun altro, basta, finito. Grazie Gabriel, molto gentile. Perché bisogna proprio di fare la copertina, o faccio la copertina adesso così al volo, ma non lo farò, e lo farà Gabriel che è bravo e mi aiuta tanto. Vogliate tutti bene a Gabriel perché egli è bravo. Chi è che 7 minuti? Lorenzo Wiss ha fatto la resub, ma adesso hai fatto la resub? Sì, grazie Lorenzo che hai fatto la resub, ti vedo, ok, fantastico. Fa come è utile avere le stesse informazioni su due lati differenti. Lamantino, buonasera. Ma quest'oggi proveremo, quest'oggi vi voglio belli carichi, perché forse dovete impegnarvi anche voi, io ve lo dico, c'è già un altro gioco che dovrete impegnarvi, ve lo dico subito, e forse dovete impegnarvi anche voi. Sarabot, soprattutto te, ti guardo, ti vedo, impegnati. Allora, Nintolo, buongiorno. Oggi giochiamo a Lake Ridden, che viene descritto sulla pagina di Steam così. Lake Ridden è un puzzle in prima persona story driven, quindi c'è la storia e ci sono i puzzle, bene, un'avventura confortevole, soprannaturale, dove tu sveli un passato misterioso cercando di trovare tua sorella. Fortunatamente non sei da solo, che in genere non sei da solo è tutto fuorché fortunatamente, però in questo gioco fortunatamente non sei da solo, forse perché ci siamo noi che lo aiutiamo. Costa 20 euro su Steam ed è uscito peraltro il 10 di maggio, quindi da 11 giorni, poco più di una settimana. E ha già visto 2 patch, che è in genere un buon segno, perché vuol dire che lo seguono, no? Poi ci dice, questi fix possono essere degli spoiler, non li leggo, non ti preoccupare. Va bene, non è un horror game, non è un walking simulator, ci dice. Tempo di gioco 7-9 ore, perfetto. C'è un sistema di suggerimenti che puoi scegliere di vedere, perfetto. Basta, beautiful setting, puzzle, investigation, storia, puzzle, mystery, exploration, va bene. Allora, facciamo così e facciamo così. Grazie per giocare a Lake Ridden, per piacere sentiti libero di registrare o streamare questo gioco, detto fatto. Per piacere, gioco con le cuffie per un'esperienza ottimale. Ce le ho le cuffie, si vedono nella picture, si vedono nell'immagine. Carico non lo sono, voglio spegnere la testa, quindi o vado a fare FPS per uccidere cose o spegnere la testa. Se riesci a farmi cambiare idea, però anche meglio, va bene. Ok, io ho giusto quelle 7-9 ore adesso. Esatto, così nessuno guarda il dart perché dobbiamo finire questo gioco. Per 7-9 ore. Continuo. Allora, iniziamo dalle opzioni, cominciamo dalle basi, tipo abbassiamo un po' il volume della musica, perché come il volume della musica allo stesso livello del resto va sempre molto facile, mi piace come un sottofondo, ma la testa sobbalza sì, inverti il mouse no, perfetto. Graphics, display è giusto, screen resolution è giusto, preset è giusto, advanced options, anti-aliasing, voglio anche l'anti-aliasing, aliasami tutto. Imparate che non ci sia tipo il motion blur, che invece voglio morire se c'è il motion blur. Ok. Siete pronti? Steam c'è, cuffie pure, partita la bomba, esatto. Vedo un leggero desync, audio in anticipo di un pelo, è strano l'audio in anticipo, devo anche provare a refreshare se non l'hai ancora fatto. Adesso c'è caffè, non c'è tabacco. 100% arabica preso dalla torrefazione, ve lo dico prima che me lo chiediate, perché non c'è il comando caffè. Allora, start new game, WASD, perfetto, I inventario, mi sembra, H-INZ, sprint e interact. Mi sembra che i comandi siano abbastanza basici, si può dire che mi sembra che non ci sia questo gran problema sui comandi. Poteva mettermi I inventario, il resto come normale, come dove ti aspetti. In realtà volevo farne un altro, però ho detto potrebbe essere una roba più lunga e quindi ho detto pure di finire troppo sopra la live del Dart. Dart apprezza che sono carino in queste cose. Quando eri piccolo, hai mai avuto sogni che sembrano così reali che pensavi fossero veri? Probabilmente l'hai fatto. Ma qualcuno di questi è davvero riuscito? Cioè è davvero stato vero? Uno non è mai capitato. Una coppia di mesi fa qualcuno mi ha scritto una lettera, qualcuno che io pensavo non fosse reale. È tutto iniziato 2 anni fa, nell'ottobre dell'88. Ottobre dell'88, io avevo 11 anni nell'ottobre dell'88. Sofia, dove sei? Sono già in controllo, ma dai, che bello. E soprattutto, bella la vita. Io qua sarei riuscito a arrampicarmi, posso dirlo. So che tu vuoi che io vada giù, me ne rendo conto, ma volendo io sarei andato anche su. Le scritte sottotitoli sono molto Life is Strange, sì è vero. Io ne avevo meno 6. Che bello l'insieme degli interi, sembra giusto. Ma in genere l'audio non è mai, al limite in ritardo, in anticipo proprio difficile. Vabbè, si deve in movimento un po' ad minchiam. Tipo quelle rocce non sono davvero delle rocce, sono dei gradini invisibili. Ma va bene, dai, non è il scendere dalle rocce, non è il centro di questo gioco. Posso crederci. Vai fiorellini. Si è girata all'improvviso. Andare a campeggiare con mia sorella. C'erano stati tanto quando eravamo piccoli, la prima volta da quando sono tornata. Io ti giuro, stavo guardando qua e improvvisamente stavo guardando là. Beh. Sì, cancelliamo la chat per fare una prova, Gabriel, bravo. Se dico che non vedo più la chat, ti dico non vedo più la chat. Se invece non mi senti dirtelo, vuol dire che io continuo a vedere tutto, anche se l'hai fatto. No, no, non siete stati cattivi. Vabbè, ad esempio questa cosa qua è molto carina. I piccoli dettagli, guardate questa cosa qua, guardate questa porta, questo cancelletto che si apre. Il fatto che si sollevi, che abbia un movimento diverso semplicemente dallo scorrere, no, non è detto che lo debba per forza fare. Che si sollevi un po' e poi vada in là così. È un dettaglio carino che lo rende molto più plausibile che semplicemente le classiche porte dei giochi brutti che fanno basta. Allora, dove sto andando? Perché sto andando di qua? Perché sono da sola di notte nel bosco, che poi è una foresta perché non è tenuto dall'uomo. No, è tenuto dall'uomo perché c'è il sentiero, quindi è un bosco. A posto. Ciao Gabrock. Guarda Gabrock, le certezze le hai, sotto la live c'è un bel calendarietto che ti dice quali sono i giorni con le ore. Lo sai? È facile. E comunque martedì, mercoledì, giovedì sera e sabato all'ora di pranzo. Gli orari precisi li trovi qua sotto. Dove la vedi? Ah, là. Ma mia sorella quella, se va l'abominevole uomo delle nevi. Va bene. Arrivo. Mi sono svegliato alle mezzo della notte e ho trovato la tenda di mia sorella vuota. Ok, one step at a time. You can do this. Calm and easy. Ma qua c'è una sciarpa che non posso più prendere. Ok, con calma. Qua come si regge su un pezzo piccolo. Ciao. Con le porte fanno esatto. Le persone o sneak, esatto, esattamente. Le porte fanno vari rumori a seconda della porta. La notte precedente mia sorella e i suoi amici si sono seduti vicino al fuoco morente ridendo. È stato difficile per me ritornare e tutto il resto, ma scappare così non era da lei. Speravo che non si fosse fatta male. Cioè, è scritto a chiare lettere che non è un walking simulator, però inizia così. Ha degli elementi di walking simulator, ne conveniamo. Nel frattempo siamo arrivati dall'altro lato, c'è una casetta. Ma scusi, stavo cercando di tornare dove era prima mia sorella che l'ho vista, non di trovare una casetta. No trespassing. Nota a te stesso, cambia il codice quando ritorno. Prossimo codice è lo stesso dell'anno in cui è sparito. Ok, l'anno in cui è sparito, chi o che cosa, andiamo a scoprirlo. Comunque ho visto un trailer di un gioco del bundle che viene messo su Telegram, ho 5 euro in meno sulla carta, ma quale gioco ti ha ispirato così tanto? Qua c'è puzza. Carina questa cosa, questa mi è piaciuta, la lanternina per illuminare l'ambiente. E left mouse per tirarlo, right per ispezionarlo, ma non vedo un cazzo. Ok. Allora, qua mi dice 232. Oh, bravo, dammi un po' di lucetta, grazie, molto gentile. Ah, ok, allora 2 in senso in là, 3 in senso in qua e 2 in senso in qua. Quindi 1, 2. Poi non so mai se siano 3 dalla partenza o 3 dal... Ok, e 3 da dov'era, quindi 1 e 2... 1 e 2 e 3 e 1 e 2. Tecnomanza. Mai mettere le combinazioni sopra il luogo in cui state facendo le cose, cioè che poi si devono aprire con la combinazione suddetta. Vabbè, noi potremmo già proseguire, io voglio esplorare un po' questo ambiente perché mi sembrava potesse essere interessante. Parte tutta la spazzatura, le schifezze, il salto non ce l'ho, ricordiamo, un cartone della pizza. Hanno creato della luce in questo luogo. Una pinza. Ho realizzato il quadro. Penso, io ti credo, un giorno tornerai da me. Tu MB. Quindi c'è dell'altro oltre che ai semplici puzzle. Ok, mi piace questa cosa. 13 ottobre 1984. Ho comprato la capanna. Questo è l'ultimo luogo dove andrò. Ma temo che non avrò scelta. No, io l'ultima cosa che andrei, ma temo di non avere scelta. Spero di trovare alcune risposte lì. Ho trovato il sentiero che avevo camminato quella notte, sembra una vita fa, è strano essere qui di nuovo dopo quello che è successo, è così tranquillo quando non dovrebbe esserlo. 20 febbraio 1995, alcuni bambini erano qui e li ho cacciati. Devo mettere un cancello per bloccare il sentiero lungo il ravine, il fiumiciattolo, il torrente. In 12 meno per House Flipper. Technomancer ne ho sentito parlare male, ma anche a me ispirava. Stavo pensando di prendermelo anch'io per Technomancer. No, sta casa non la ristrutturiamo. La ristrutturazione della casa è un altro gioco. Questo luogo non è sicuro per nessuno. 10 marzo 1985. Mi vergogno che non posso ricordare la sua faccia dalla mia mente. Cioè, nonostante ricordo quella notte così vivida come ricordo ieri, non stavo immaginando le cose. C'è qualcosa qui e lo scoprirò. Non posso credere, sono 50 anni oggi. Quel giorno ancora mi perseguita, quindi è 1935 dovrebbe essere sparito. Devo scriverlo. Eravamo bambini con io e mio fratello, siamo andati nella capanna, una notte abbiamo bevuto un po' troppo e mio fratello voleva andare per una passeggiata, non fosse stato così ubriaco, l'avrei fermato. Quindi 1935, ricordate 1935, grazie, perfetto. Comunque lo dovresti trovare nella cassaforte, vabbè, ma noi l'abbiamo già dedotto dalla trama. Siamo venuti a una radura nel bosco e mio fratello correva davanti a me, l'aria è diventata fredda, poi qualcosa è successo. Una forza sconosciuta l'ha lanciato nell'oscurità come della carta nel vento. Come qualcosa l'avesse preso e trasportato nell'aria. Le cliff, gli rupi, i canyon, le pareti dei canyon si sono mosse, hanno fatto un rumore e le pietre sono cadute nella radura. Ho urlato, ho cercato di superarle, ma non sono riuscito. Tutti questi anni che tutti hanno incolpato me, ma non ho mai dubitato di sapere quello che è successo quella notte. Farò tutto quello che è in mio potere per capire questa cosa. Non mi interessa se le persone pensano che io sia pazzo. Ok, 1935. Andiamo a vedere se è quella, poi finiamo di esplorare la casetta. Sperando che si possa, questo gioco mi lasci della libertà di fare questa cosa e non... 1935. Non è... Direi di no. Scusami, non dici che è l'anno in cui è scomparso? Ah, il prossimo, 1934. Però non sappiamo in quanto li incrementa, ok. Il prossimo codice è... quindi è quello prima nella sequenza. Dobbiamo capire qual è la sequenza, perfetto. Ciao Vilit. Cos'è per gli uccelli? Io voglio finire di esplorare questo. Ok. E qua ci sono dei libri, delle scatolette. Le scatolette che si possono prendere tutte. E basta. Andiamo a vedere nella cassaforte a questo punto. Tutte queste persone sono scomparse qui? Ok. Cinque, due, sei, quattro. Ciao Dravank. 5, 2, 6, 4. 5, 2, 6, 4. Ok, finiamo di beccare la trama. Ok, non c'era nient'altro, solo la sequenza, perfetto, va bene. Sapevo che non era se stessa quando sono arrivata dall'altra parte, mi avrebbe aspettato. Ah, perché lei doveva essere qui, ok. Abbiamo trovato il posto dove andare. Quindi mi sta conducendo su da qua. L'ambientazione è carina. Forse non ci sono tanti asset. No, ho perso la sciarpa. Adesso ho perso la moffola. La troveremo nuda alla fine dell'avventura. Dopo 7-9 ore la troveremo nuda. Ok. Mi piace fare le recensioni. È soltanto l'unico problema che ho adesso nel fare le recensioni è che ho un sacco di giochi che so che non basta un'ora. E forse non basta neanche due. Quindi devo fare delle sessioni un po' più lunghe. C'è qualcuno qui? Ok, sono arrivati in un posto dove c'è una tenda, delle lucette alimentate da... la fede nello spaghetti monster, credo. Ci sono delle pizze dentro, i cuoricini. Caro diario, ce l'ho fatta. Mamma pensa che io stia con Susie, mentre sono davvero in realtà sono qui con Rich. Ha preso uno dei suoi... Ha convinto uno dei suoi amici Bob a guidarci, a portarci qui in macchina alla vecchia baracca del Lake Ridden. Apparentemente loro sono qui, vengono qui spesso, sapeva anche il codice per il lucchetto. L'ho sentito parlare a Bob a proposito di come pensa che gliela darò stanotte. Non è sicuramente così. Spero che tu abbia una fantastica notte. Ricci è così dolce, così corny, così goffo, cerca di sedurmi. Ha preparato il più dolce accampamento con luci colorate e un picnic, come in una brutta commedia romantica. Susie non mi crederà mai domani. PSS, sto iniziando a sentirmi un po' stordita, come se stessi per vomitare. Spero di non ammalarmi. Figurati, la più eccitante notte da tempo. Io non me la diverto. Se mia sorella mi ha attaccato qualcosa prima che me ne andassi, non glielo dimenticherò mai. PSSSS. Rich mi ha drogato. Devo smettere di essere così paranoica. È troppo dolce. Dobbiamo aspettare fino a domani quando Bob tornerà. Questo posto è più nascosto di quello che pensassi. Poi non riuscivo a scrivere bene, avevo avuto qualcos'altro a cui pensare mentre venivo qui. Ricci è così preoccupato per me. Non ha neanche cercato di fare nulla. Non ci ha neanche provato, è davvero dolce. Buonanotte. Alcuni giorni dopo la giovane donna è stata trovata a girarsi per la foresta bofonchiando. Non so per che fine ha fatto il ragazzo. La gente andava a cercare e pensava che fosse colpa sua. In qualche modo lui ne è sparito. E tra l'altro il volo, Lorenzo, si sentiva con la testa... No, sì, può essere un sintomo di influenza. O ti senti un po' rintronato. Ciao il Dart. Significa un'altra P ed un'altra S, perché post scriptum, non è post scriptum scriptum, sono d'accordo. La tua analisi mi sembra corretta dal punto di vista della lingua latina. Vabbè, ma io posso affrontarla visto che... C'è un cancello e qua c'è qualcosa. Il 12 marzo ho raggiunto il vecchio cancello, esattamente come lo stesso che mio fratello e io abbiamo passato quando siamo venuti qua. Abbiamo scavalcato il muro quella volta, ma ora sono un vecchio. Ho trovato una piccola scatola e sto cercando di aprirla. La scatola è impossibile da aprire. Salterò il muro, lascerò qui il mio zaino per quando ritornerò. Hai trovato una scatoletta ma che non hai lasciato qua, vero? Ecco la scatoletta. Ok, un memory, va bene. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non era così impossibile da aprire, dai. Direi che era piuttosto semplice da aprire. Inventario. Track. Ho scritto al maschile pur sapendo che sono un genio. Va bene. Probabilmente sarebbe spacciata anche se la cercassi dal mio stesso orientamento. E mia sorella. Kung Fu Freak of Nature, grazie dei bit. L'altro guantino, l'ho detto, la troviamo nuda. Siete pronti a trovare la nostra sorella nuda. Allora, è un peccato, mi sembra che l'ambientazione non sia così interessante. Stai chiedendo perché mi sono infilata in questa apertura, ma al momento stavo cercando mia sorella e devo trovarla in fretta. Ho realizzato che stavo cercando da un po' di tempo. per un ragazzo così divertente e gentile. Tutto nero. Chi è? Veri, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Ok. Gli effetti di luce mi piacciono molto, posso dirlo? È un bello scenario. Bene, tu rovi, rovi, altri rovi. Ma scusa, io sono entrato di qua? No. Non posso più tornare indietro. Ok. Pian piano gli scenari migliorano. Manca un pezzo. Di qua c'è un aereo. Accendi le lucette. Allora, la X qua e il tridente al contrario di là. Quindi questa qui. Forse devo metterle qua. Quindi questa qui va qua. No, non ho capito. Andiamo a vedere se di qua c'è qualcosa di utile. I simboli sono per l'antica conoscenza. Dall'oscurità ammassano il loro potere. Buonasera Zuppettina. Ben arrivato Veri. Che ci fai qua? Nel senso, come sei giunto a questo canale? Mi sono trovato in un giardino bellissimo, dimenticato da molti anni. Sofia non era qui. Ho bisogno di trovare un posto dove... un posto per un modo per uscire. Allora tu sei qua. Tu sei così? Resti. Ok, ma non ho capito cosa serviva quell'altra roba prima però. Assieme fanno un sigillo contro il male. Ciononostante cullano questo male come un bambino. Allora, un momento. Qua cancello, va bene. Stai lì, cancello, va tutto bene. Tutto a posto, cancello. Qua c'è quel simbolo e va bene. Accendiamo tutte le lucette. Tutte le lucette accendiamo. Vedi qua si continua, tra l'altro. Spezza il sigillo e il male sarà liberato. Maledici il giorno in cui i simboli diventano cremisi. È carino sto gioco. Il 19 agosto 1884. Cari operai, non vedo dove sia il problema. I pezzi di... I pezzi di pietra hanno brillato un po', niente più di quello. Un sacco di cose brillano, non rende loro il giardino inferiore spaventosi, come avete detto. Assumete nuove persone della città, ho sentito che un sacco di persone bazzicano attorno all'ospedale. Perché non ne prendete alcune? Inoltre lasciate la puzzle box stare. Non è spazzatura, è fatta per i bambini. Ok. Cari operai, devo dire che state comprando in maniera molto irrazionale. Non approvo essere chiamato pazzo, il giardino inferiore è un luogo perfettamente normale. Lasciare questo lavoro non finito avrà severe conseguenze per voi. Vi avviso che ho molti contatti. Manderò una nota ai miei amici in città al mio amico un barbiere. Di sicuro avrete difficoltà a trovare nuovi lavori dopo questo. E quindi? Vi ho detto che dovevate essere pronti, chat? Perché dobbiamo capire assieme cosa sta succedendo qua. Qui c'è questa qua. Forse devo mettere, diventa rossa? Deve illuminarsi? Devo mettere le pietre giuste nei posti giusti? Questa non è diventata rossa. Giusto? Non so bene cosa devo mettere. Forse devo mettere davvero quelle sui cosi. Mi sembra strano però. Ci sono regole? No, è un puzzle game con una storia. È un puzzle game in prima persona. E le regole sono che dobbiamo capire cosa dobbiamo fare e farlo. Allora, a questo punto vado oltre. Accendiamo questa, grazie. Allora, ma tra l'altro qua continuano le cose. Ah, questo è bloccato. Quindi probabilmente quando faremo le cose giuste questo si sbloccherà. Ok. Qui mi stai dicendo che devo mettere quello, il tridente che non è un tridente. successo qualcosa qua. Quella pietra lì c'è sempre stata, quella affare che spuntava da lì. Sì. Chi è? Seba cerca tombi, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Ciao Gabriel. Signor Regore, pensavo nel gioco. No, nella chat basta non fare il peer live e rispettare il vivere civile, esatto. Sono d'accordo, mi sembra una buona descrizione delle regole. No, ce ne sta una sola in ognuno di questi cosi, però ne ho trovati due e probabilmente di qua ce n'è un altro dietro il cancello che ho aperto. Adesso andiamo a vedere. Ma qua è dove sono arrivato. Di qua era. Di qua mi fa vedere il simbolo con la X. Ok. Siamo arrivati qui in fondo, abbiamo aperto il cancello. C'era un pasolino per aprire il cancello. E qui in fondo c'è un altro di questi, esatto. Quindi può darsi che qua dobbiamo mettere il simbolo con la X. Tra l'altro questo dovrebbe essere anche giusto. Ti ho già detto Allora lui qua ci faceva vedere dove doveva essere. Esatto, questo andava lì e c'è quello. Perfetto. Il cosetto è qui, quindi al terzo dall'altro lato. E qua dovrei mettere questo. Che va qua. Perfetto. Quindi l'altro è il secondo da quel lato, che era da questo di qua. Era quello fatto a forma di caimano, non so che forma sia quella lì. Però il secondo da quel lato. Ok, quindi devo mettere il caimano qua. E ora dovrebbe essere quello giusto. E ce ne manca ancora uno. O uno o tre. Sei giusto, dimmi che sei giusto, perfetto. Ci manca il triangolino, ok, questo qua, che è al terzo da questo lato di qua, ed è di qua, perfetto. Tutto questo ha sorprendentemente un senso. Romperà il tessuto della realtà. Qua c'è chiaramente da perdersi. Ma credo sia seguendo le lucette. Qual era? Di questi due qual era? Era questo. Qua c'è della trama. Cari lavoratori, sono Einar, il proprietario della tenuta. Se avete parlato con Miss Nelly, probabilmente ha detto cose esagerate su di me. Vi assicuro che sono una persona razionale. Spero di avete avuto i piani per il giardino inferiore. I pezzi di pietra sono da trattare con molta cura. Devo dire che non sono contento di avere dei ruffiani che girano le mie terre, ma Miss Nelly mi ha forzato a assumervi. Vorrei farlo da solo. Detto questo, sappiate che vi terrò d'occhio. Quanta cattiveria. Era quello giusto, è diventato rosso. E abbiamo aperto la porta. Molto bellino. Non me l'aspettavo così ben fatto. Invece è ben fatto. Tutti entriamo nei giochi con dei preconcetti, eh. Un caricamento. Mi sta bene. Dicevo, come sei giunto su questo canale, veri? Come l'hai scoperto? Questo canale, intanto che... Sei arrivato da lì? Sto cercando mia sorella Sofia. Con chi cazzo sto parlando? Io sono Nora. Dove cazzo sei? Sono qui. A volte quando mi sveglio nessuno può vedermi per tutto il giorno. Deve essere uno di quei giorni. Il posto è questo, non dovresti essere qui. Tutto quello che sento è... Nora, non andare lì. Ma è molto eccitante il fatto che tu sia qui. Penso che sia ora di andare. Devo trovare Sofia. Un'altra ragazza ed è scomparsa. Allora dobbiamo trovarla. Corri fino alla casa e vediamo se la riusciamo a vederla. Sono femmine, cercavo qualcosa che non sia il solito. Direi che l'hai trovato in questo canale. Benvenuta. Allora, non benvenuto. Mi giro un corso sul gruppo ogni 2 settimane per decidere il nuovo comando banana. Allora. Probabilmente così. Mi sembra giusto. Poi le 2 righine che vanno in là. Non sono queste. Potrebbero essere queste qua. E poi questo qua invece non è così. Potrebbe essere qua sotto la punta, no? C'è qualcosa che chiude quel disegno in basso. Potrebbe essere questo, ok. Conta che io faccio, stavo dicendo prima che qua partisse tutta la trama, io faccio delle serie regolari il martedì, mercoledì, giovedì sera dalle 21:30 alle 24 più o meno, e il sabato dalle 13 alle 15, e poi in più faccio partire live a casaccio, che se vuoi sapere quando sono ti conviene iscriverti al gruppo Telegram, e di recensioni di giochi. Mi mandano i giochi da recensire, li provo con voi e ne parlo con voi e li vediamo assieme e scopriamo come sono. Bella, la voglio a casa questa cosa. Quindi faccio un sacco di giochi strani, un sacco di giochi che non vedi in giro su Twitch soprattutto, ma in generale anche le serie sono molto spesso giochi che non si vedono in giro. E ad esempio questo mercoledì probabilmente faremo un'avventura grafica, cosa che nessuno fa mai. Una panchina. Questo era un posto straabitato comunque. Marie, the gate here is locked. Marie, la porta è chiusa. Ma conosco la combinazione. Ma devo risolvere 3 indovinelli per capirla. 3 indovinelli. I bambini hanno nascosto i numeri nel giardino. Vedi se riesci a trovarli. Prima cosa, vediamo se sei pronta. Io posso andare lontano e veloce, ma torno sempre giù. E quindi devo trovare cos'è che va veloce e lontano, ma torna sempre giù. Un aereo, un aquilone. Una vertebra di moffetta. Un uccello. Uno, 5, 2, 4, 3 e 6. È un dado. C'è una cosa che mi manca nella tenuta, è una bella casa. È una bella casa, ma è troppo silenziosa. Quando ero in città un bambino si è avvicinato e mi ha abbracciato una gamba. Questo mi ha spaventato e mi ha fatto arretrare, ma quando sono scappato non ero arrabbiato, invece mi sentivo un po' caldo dentro. Devo dire a Miss Nelly di portare dei bambini dalla città, sarà meraviglioso, gli mostrerò le mie invenzioni. PS, non riesco a trovare il mio portafoglio, chiedere a Miss Nelly di dov'è. Qui c'è un povero pazzo che rapiva i bambini per avere compagnia. Un altro dado. Un terzo cubi da giochi. Sono cubetti da gioco. Il leone, che chiaramente non va lontano e veloce, ma torna sempre giù. Una meridiana. Grazie che hai messo il link al gruppo Telegram, Gwen. Kung Fu Nature, voglio Zack McCracken. Non credo sia fattibile neanche per me Zack McCracken. Con tutta la buona volontà. Sub, avanti qui, Champions, guardate il gruppo Telegram. Il leone. Qua. Abbiamo trovato una casetta col volatile e una casetta col leone. Qui ci sono i cubi che mostrano il 6, quindi 4, 6, 6. Ah, questo qua l'ho presente, che cos'è? E questi puzzle qua li odio io, perché non sono mai capace a farli, lo ammetto. Ammetto la mia incapacità a fare questi puzzle. Ah, questo qua non si gira. Così. Ne ho sempre uno fuori, maledetto. Ah no, si girano tutti. Sapete che non lo so, questo qua è questo riesce a averlo tutto finché non arriva a casa la soluzione. Sì, un po' sì. Ciao Barbunta. Un po' sì questi. Ammetto che... Ok. Una foto. Congratulazioni per aver trovato il secondo puzzle. Ci sono tre cose che un bambino ha bisogno: cibo, libri e un albero a casa sull'albero. Naturalmente ho dovuto fare delle modifiche al giardino quando sei venuto qua. Miss Alice era furiosa, è pericoloso, ha detto. Penso che sia gelosa e che anche lei voglia arrampicare sugli alberi, ma sei troppo testarda per ammetterlo. PS, non dirle che ho scritto questo. Ed è questo signore qua. Ok, quindi dobbiamo trovare delle puzzle box. Quindi suppongo ce ne fosse un'altra che non abbiamo visto nell'altra casetta, la spada di legno. Ok, vi dobbiamo trovare le altre due casette, una l'avevamo già trovata, nella casetta c'è ci sono questi cosi. Queste puzzle box. Forse. L'altra casetta era su di qua. Carinamente me li fa risolvere anche in disordine se trovo la casetta sbagliata nel momento sbagliato. Quindi qua ci dovrebbe essere un altro puzzle, giusto? Che non abbiamo visto. Ma che io non vedo minimamente. La spada di legno. Vedete qualcosa che assomiglia a un puzzle qua voi? Qua c'è un altro di sti cubetti. Ma mettilo su con gli altri. La bambola. Mettiamo a posto i giocattoli, che poi qualcuno cade, si inciampa e si fa male. Io qua non vedo un qualcosa che sia un puzzle, lo sapete? Quindi non c'è un puzzle qua. Ok, continuiamo a esplorare. Tanto dice il saggio, qua io ci so tornare. Qua c'è un leone. E qua c'è la meridiana, che però mi sembra non fosse interattiva. Direi di no. Vedi qua si scendeva sotto. Perfetto. Di qua c'era qualcosa, mi sembra di no. E qua si entra anche dove siamo arrivati. Fantastico. Ciao Luke Sparrow. In questi giochi smetto di essere videogiocatore e divento come mio padre con uno smartphone. Come tuo padre con uno smartphone. Ciao Macrage, buonanotte. Sto terrificando che mi prendo il 100% della CPU nonostante io abbia 2 Xeon. Avendo detto bene 2 Xeon. Mi rendo conto. Allora qui dobbiamo trovare le altre puzzle box. O comunque degli altri puzzle da qualche parte qua attorno. Intanto accendiamo sta lucetta, grazie. Ok. E qua in teoria una l'hai trovata. uno dei tre puzzle li ho trovati. Però non ho capito. Cioè, in teoria l'uccelletto potrebbe essere davvero la risposta a quella alla domanda, però non ho visto niente che si potesse fare in quel posto lì. Voi avete idee, chat? Questi ragazzi sono poco presenti, ma abbiamo avuto alcuni intoppi in casa. Non ti preoccupare che sono tutti bravi, sono parlati benissimo. Te lo cerca l'altra. Però non ho visto neanche l'altra, onestamente. Non ho trovato un posto. E giuro che mi sembra di aver esplorato più o meno tutti i vicoli. L'unica cosa che non capisco è questo passaggio qua, perché non ci sia niente in questa zona. Che mi lascia perplesso e qui non ci sia nulla. C'è solo un punto di giunzione, mi sembra strano. Poi l'hanno detto che l'hanno nascoste le cose, quindi sono nascoste, giusto? Da qualche parte sono nascoste. Buonasera Orvesper. La risposta all'indovinello della porta. Ci sei passato di fianco mentre verso la suddetta porta. Eh? Non ho capito, MacRoger. Allora, vediamo se da qua si può andare da qualche altro posto o se finisce qua. Mi sembra finisse qua. Questo finiva qua. Cioè il coso del leone. Ah, aspetta che ho capito. Ho capito, MacRoger. Buonasera. Ho capito cosa hai detto. Io suppongo tu non lo sappia, stia immaginandolo, però ho capito cosa hai detto. Ho perfettamente capito che stai dicendo quella cosa che va sempre lontano e in alto è l'altalena, ma poi torna sempre giù. Ok. Prima non c'era quello. Mostro il tempo, ma funziona solo di giorno. La meridiana ce l'abbiamo. Qui non erano le riddle box. Le riddle box sono una cosa in più, ma erano le cose che devo cercare. E adesso sulla meridiana ci sarà un numero segnato. Ok. Non baro. Sono in cima a una collina, sono fatto di legno, ma non sono un albero. Che cazzo è che in cima a una collina è fatto di legno, ma non è un albero? Questa? Non credo. Proviamo a guardare dentro. Dubito, è di legno e potrebbe essere in cima a una collina, ma non lo è. Una casa in legno, una giostra per bambini, un cartello, una panchina. Ok, in cima a una collina è fatto di legno, ma non è un albero. Cosa sei? Sono fatto di legno, ma non sono un albero. Cosa puoi essere? Una spada giocattolo? No, perché ce n'era più di una. Direi così, a logica, essendo che ce n'è più di una, direi di no. Però in cima a una collina, andiamo verso l'alto? E la panchina? No. Perché questo coso mi sembra di pietra, non mi sembra di legno. Cosa può essere fatto di legno in cima a una collina? Non so neanche l'esistenza di questo gioco. E purtroppo io che accetto tanto i suggerimenti della chat, c'è sempre il terrore che qualcuno che ha già giocato i giochi venga a spoilerare. Abbiate pazienza, voi che... coso... pazientate se vi chiedono, che se controllano che non mi state spoilerando le cose. Esamina l'orsacchiotto. Adesso vado ad esaminare l'orsacchiotto. Aspetta un secondo. Vado solo a controllare che non fosse questa cosa qui, che non ci sia qua qualcosa in cima a una collina fatto di legno. Ce n'è uno anche qua, orsacchiotto. Ma direi decisamente di no, è un oggetto randomico, direi, l'orsacchiotto. La puzzle box. Eccolo qua. Era la casa. Abbiamo trovato. Buonasera Federica Free Time. È una cosa sulla quale la chat è molto difensiva nei miei confronti, sono molto carini in questo, per accertarsi sempre che non ci sia gente che mi spoiler le cose, che... Ok. Questo era un 7, questo era un 2, e il primo che numero era? Un 5? Sì. Volo per prima, va bene, vola. E io come passo? Ho una riddle box. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cosa abbiamo aggiunto all'inventario? Un coltello, ok. E a cosa mi serve il coltello? Ah, ora posso saltare. Ma prima non potevo saltare. Abbiamo guadagnato l'abilità di saltare. They are stuck together. ha le assi che io posso allegramente tagliuzzare. Ok. La mia te lo fa saltare, esatto. Quante ne dovrò portare secondo voi? Ah, posso liberarne 3, ma devo portarne 1 e basta. Ok, allora parliamo di questo gioco. Interessante. Molto interessante. Molto piacevole, molto interessante. È un gioco che quasi farei in live io. Trovo molto carini i puzzle, trovo molto carina l'ambientazione, c'è una storia interessante. Mi ha stupito positivamente. Unico difetto forse è questo colore blu notte sparso su tutto. Che trovo un po' troppo monotono. I puzzle sono abbastanza vari tutto sommato, anche se un puzzle si è già ripetuto nella box che abbiamo aperto, però niente di quelli ripetuti non sono particolarmente difficili. Sembra esserci sotto effettivamente una storia, non sembrano mentire quando dicono che è story driven. Carino, devo dire che non avessi 1.000.000 di giochi da recensire, un gioco nel quale probabilmente andrei avanti con voi. Ci potremmo mettere 2 serate a farlo e finirlo. Però vedo ad esempio lo sfondo di questo menu è molto più luminoso, quindi probabilmente andremo verso l'alba. Nel corso del gioco andremo verso l'alba, che può essere una cosa carina, una meccanica per cambiare un po' l'ambientazione, non mi dispiace come idea. Bello, un bel modo per fare un puzzle game. Questa serata si infila, no, ma il problema al momento non c'è. Fino a che non arriva Vampyr e capiamo se lo facciamo e quanto dura Vampyr, il problema non esiste. Potremmo, magari lo facciamo, andiamo avanti la settimana prossima, capito che questa settimana facciamo avventure grafiche, la prossima magari facciamo questo, il mercoledì. Mercoledì un po' il giorno delle cose fuori cose strane. Il Bloodborne dei puzzle, esatto. Però devo dire interessante. Fammi un po' vedere chapters. Dallo spazio che dedicano i chapters abbiamo finito il primo pezzo e siamo entrati nel secondo pezzo. Quindi diciamo che abbiamo fatto un terzo del gioco, conto mal fatto. Non so quanto è durata questa live, perché poi sapete che io perdo il senso del tempo con le live in una maniera mostruosa. È durata 1 ora e mezza, quindi diciamo che 3, 4, 5 ore, sì, potrebbe essere 5, 6 ore, immaginando che i puzzle diventino più difficili, possono essere 7 ore di gioco. Questo è l'unico canale di Twitch che non ha problemi di giochi mancanti da fare in live, sono d'accordo, Vampyr. Perché è l'unico canale di Twitch che non si pone il problema cosa funziona su Twitch e fa i giochi che ha voglia di fare lo streamer. Beh, è un gioco molto rapido, non tanto. 17-9 ore la pagina Steam, Daniel. Che comunque per un puzzle game 7-9 ore sono già... Mi sembra abbastanza accurato da dire, mi sembra un tempo giusto 7-9 ore. Probabilmente non sarà un puzzle game di quelli fitti di puzzle, però in più ti dà la storia, ti dà una roba in più. Mi piace come è fatto, è un puzzle game in prima persona. In genere sono molto rozzi i puzzle game in prima persona, escludendo certi titoli che hanno un po' più di budget, ok? Penso a Portal, penso a quell'altro dei Portal, sempre dei radi, degli specchi, delle barriere, non mi ricordo come si chiama, Talos Project. A parte quei titoli lì, in genere i puzzle in prima persona sono molto rozzi. Questo mi sembra accurato. Comunque dipende sempre da quanto è veloce Paolo o noi a capire come risolvere i puzzle. Esatto, Gwen. Beh dai, oggi mi avete dato, Mac Roger mi ha dato una bella mano oggi, mi ha fatto pensare cos'era, mi ero fossilizzato su un'idea che fossero le casette E invece era tutt'altro, e bravo MacRoger che ci ha indirizzato nella direzione giusta. Se lo giocassi io durerebbe il doppio di Sarbot, però un po' lo giochiamo tutti. Anche belle avventure grafiche, ragazzi. Io ve lo dico sempre, questo è un tipo di giochi che giocato assieme ci impegniamo tutti, e quando io mi pianto voi mi tirate fuori dai guai, perché io magari mi pianto perché do una roba per scontata, perché faccio un ragionamento che mi sembra funzionare nella mia testa e poi magari è uno dei ragionamenti possibili ma non è quello giusto, e sono dei giochi che fatti tutti assieme è molto più facile non piantarsi, e quindi si vivono come un'esperienza un po' più fluida, e che secondo me è una delle cose negative dei puzzle game, che sono un'esperienza a singhiozzo, no? Soprattutto un gioco come questo. Se io gioco, poi mi fermo, faccio il puzzle, poi gioco, mi muovo, storia, puzzle, ha proprio due ritmi differenti, e se ti pianti ha un ritmo terribile, no? Ha un ritmo, diventa lunghissimo il gioco se ti pianti. Io avessi fatto Monkey Island in live sarei ancora lì, penso. Vedi il dart? Il principio è quello. Ma anch'io che sono un po' più amichevole nei confronti delle nature grafiche di te, sono molto contento di farle in live perché mi diverto il doppio, perché quando c'è un problema ce l'abbiamo tutti assieme e cerchiamo la soluzione assieme. Anche se poi le avventure grafiche non sono, come dire, il format che tiene la gente incollata, lo ammetto. Dovrò dire ai miei mod di fare dei riassunti più accattivanti quando ci sono avventure grafiche, così quando arrivano le persone man mano hanno una cosa che gli permette di non sentirsi persi. Va bene, io a questo punto vi ringrazierei di essere stati con me. Attira un pubblico femminile Sarabot le avventure grafiche, questo è un tipo di giochi che il pubblico femminile ci piace di più. Siccome però siete meno su Twitch, io perdo un sacco di view quando faccio le avventure grafiche, lo so, difatti non le faccio tutte le settimane per quello. Va bene, io spero vi sia piaciuto questo gioco, questa recensione. Ringraziamo anche gli sviluppatori che hanno messo la corsa in questo gioco, perché mi hanno fatto fare del backtracking, e quindi... Paolo Raid mi dice: Vampyr, facciamo un raid? Allora, aspetta che esco da questo gioco. Mi metto a tutta scena io, così sono bello. Facciamo un raid, va bene. Vediamo un po' chi c'è online. Ah, ma tu mi dici fai il raid e il dart, vuoi fare tu? Che noia. Sempre il dart, cos'è mio figlio? Il gruppo Telegram almeno non è una saga della salsiccia, grazie alle avventure grafiche. È vero, Lorenzo, questo è sacrosanto. Fatemi vedere cosa sta facendo Kenobit. E niente, parte alle 21:30 e non è ancora partito. Il dart è già partito. Non faccio il dart se lui è ancora in... No, è in pre-show, quindi le balle il raid al dart. Così faccio fare il raid al pre-show? E ballo su moderatrice anche lì. Guarda, adesso vi dirò. Esatto, Marcus Cron, facciamo un raid a Marcus Cron. Grazie, c'è già abbastanza gente. Marcus Cron. Ah, perché fa quello interattivo con la chat oggi, Marcus. Tanto se vi tengo qua dicendo vi faccio fare il raid quando parte, se ne vanno tutti comunque, lo sapete. Il dart, mi devi essere più reattivo, devi far partire la live, non puoi non far partire la live quando io sto chiudendo, se no ti perdi la possibilità che io ti faccia il raid, lo sai. Vabbè, io vi invito... Vabbè, dai, vi sparo lo stesso dal dart. Però non facciamone per me un obbligo, se no smetto di fare queste cose. Se diventa un obbligo, io sono pessimo a fare queste cose. Va bene, grazie di essere stati con me. Ci vediamo Non ho il permesso per fare raid. Ma siamo scemi? Ah certo, non ho il permesso perché sono dentro la chat del Dart. È giusto, c'ha ragione lui che non ho il permesso. Ero dentro la sua chat. Giustamente non me la fa fare. Va bene, andate a vedere il Dart. Ci vediamo domani. Ciao. E c'è la twist finale.